Ciao a tutti, sono Elisa e oggi vi parlo di Cousin. Come avrete potuto capire dal titolo, Cousin è stata una grossissima delusione, ma prima di dirvi il perché, vi espongo la trama e vi dico cosa mi è piaciuto invece di Cousin. Cousin parla di Tsubomi, che è la ragazza in copertina, detta Bon, ha 18 anni e praticamente non sa cosa vuole dalla sua vita e quindi decide di intraprendere un lavoro part-time, che è quello di lavorare all'interno di un negozio di noleggio di film. La sua esistenza è stata sempre un'esistenza ai margini, quindi non è mai stata una persona molto popolare o molto attiva, è una ragazza un po' goffa ed è una ragazza che comunque fisicamente non è omologata al resto del mondo, ecco, al resto della bellezza, che è il canone principale della società odierna. Quindi è una ragazza normalissima, quindi un po' in carne, che non sta male, ma le viene sempre puntato il dito contro per questo motivo. Anche quando inizia a lavorare, incontra un ragazzo di nome Shiro, un ragazzo biondo, che le fa notare tantissimo questa cosa. Loro due però cominciano un'amicizia molto stretta, molto forte, che per Tsubomi è la prima volta, in quanto non ha mai stretto un'amicizia con un uomo. Frequentava un liceo femminile e quindi le sue amicizie si limitavano all'ambito femminile. Perché si chiama Cousin? È quello che mi sono chiesta anch'io, però ad un certo punto sappiamo, abbiamo una notizia così inaspettata, che è Tsubomi, la cugina di Noni, una famosissima modella e penso idol del momento in Giappone. Tsubomi, frequentando il suo appunto posto di lavoro, insieme a Shiro, frequenta anche un locale, un bar, dove troveremo un uomo di una certa età, che penso su un 28, 26, 28 anni, che si chiama Nasukawa, che è un uomo separato, se non di più, non mi ricordo benissimo l'età. Un uomo separato con un figlio di cui Tsubomi rimane colpita e si innamora perdutamente di questo. Sembra che si innamori perdutamente di quest'uomo. Siccome ha continue pressioni da parte della società e pensa che Nasukawa sia attratto da un certo tipo, una certa tipologia di donna, esteticamente parlando, Tsubomi decide di dimagrire. E quindi vedremo alla fine del volume che Tsubomi prende una decisione drastica. Questo è l'incipit di Cousin. Cousin è composto da 3 volumi, è una serie completa ed è edita Flashbook ad il prezzo di 5,90 € al volume. È la prima opera che abbiamo in Italia di Ryo Ikuemi. Quello che mi è piaciuto di Cousin è l'incipit, appunto, il fatto di immettere all'interno di una storia manga una persona, una ragazza normale con dei chili in più. Oltre a questo, mi piace molto, e adesso ve lo faccio vedere, il tratto grafico. Il tratto grafico dell'autrice a me ha sempre ispirato tantissimo e lo trovo adatto a questa tipologia di storia, che in realtà dovrebbe essere uno josei, quindi una storia abbastanza adulta. Ciò che mi è piaciuto inoltre sono le copertine. E vi parlo solo del tratto grafico, sono copertine molto colorate e molto carine, soprattutto il retro, che ha dei simboli che riguardano appunto la storia in sé. E l'ho trovato il primo volume scorrevole, ma c'era qualcosa che non mi aveva convinta al 100%, cosa che ha cominciato a scendere vertiginosamente con il secondo volume, perché Tsubomi decide appunto di dimagrire, ma non per se stessa, ma per Nasukawa, quindi per un uomo che probabilmente non la vorrà o comunque non è in grado di amarla come lei vorrebbe, perché è mai stata attratta da un uomo perché non ha mai avuto contatti con l'essere maschile. Nel frattempo comincia ad uscire anche con Shiro, ma solamente per quanto riguarda la parte amichevole, perché con Shiro lei si sente molto se stessa. Shiro è fidanzato con una delle compagne di Tsubomi,
che all'interno del liceo non si era mai distinta, era molto discreta, conciata male, vestita male, con gli occhiali, quindi passava molto inosservato. Quando Zubovi la rivede completamente cambiata, una bella ragazza, molto alta, slanciata e adatta, secondo lei, a Shiro, che è una persona che guarda molto l'estetica. Tutto questo, secondo me, è la parte peggiore di questo volume, perché cominciando dai personaggi secondari. In primis Shiro, che è quello che mi ha delusa tantissimo e mi ha disgustata, scusate il termine, perché è un ragazzo talmente superficiale che fa notare a Tsubomi, le farà notare lo sbalzo di peso che avrà Tsubomi andando avanti per i volumi. Ma non solo Shiro, anche la sorella, la madre, che se ne fregano altamente di cosa sta succedendo alla loro figlia, alla loro sorella, cioè non hanno interesse per questo sbalzo di umori, che questo sbalzo di alimentazioni, di abitudini che ha la figlia, nessuno se ne interessa, anzi, secondo loro sembra tutto nella norma. Altro punto a sfavore di questo manga è, secondo me, è stato proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè per me, per quanto mi riguarda, questa immagine qua, che fa vedere l'immagine di una persona anoressica e praticamente dice: è impossibile raggiungere questo livello come se fosse un livello da raggiungere durante il dimagrimento, cosa sbagliatissima da far vedere e da trasmettere ai lettori. Questo è veramente un messaggio davvero deprecabile. Lasciatemi passare il termine, io la trovo così. Passando poi a Shiro, che abbiamo detto che secondo me è proprio un personaggio imbarazzante per sé. Passando poi alla ragazza di Shiro, che per piacere di Shiro stesso si cura, si trucca, si veste come solamente per farsi apprezzare da lui, non per se stessa. Cioè, queste ragazze le trovo talmente prive di personalità che è imbarazzante leggerle, perché quella che delude di più di tutti è la stessa Tsubomi. Tsubomi che non riesce ad avere una propria personalità, un proprio gusto, una propria autostima. Ha l'autostima sotto i piedi e sicuramente ha dei problemi psicologici perché non riesce ad avere un equilibrio. Invece che aiutarla a trovare questo equilibrio, tutti le puntano il dito contro. Ah, sei ingrassata, anche sul lavoro parlo. Ah, sei ingrassata, ah, sei dimagrita, ah, sei media. Cioè, insomma, le puntano in continuazione il dito contro. Ed è una cosa, secondo me, anche questo è un messaggio sbagliatissimo. E trovo che ci siano tutti personaggi davvero deprecabili, davvero inutili. Ve lo dico con tutta la sincerità, a partire appunto dalla protagonista. Il manga si chiama Cousin e la cugina compare una volta. La cugina è una ragazza veramente superficialotta, che non ha, anche lei senza personalità, e che si basa tutto sull'aspetto fisico, sulle cortesie, cioè messaggi di cortesia, ma è un personaggio totalmente inutile. Totalmente oscurato, che non serve a niente. Non so perché il manga abbia questo nome a questo punto, perché non influenza Tsubomi la cugina riguardo il suo aspetto fisico, viene influenzata dai personaggi maschili, non certo dalla cugina, che non c'entra assolutamente nulla. In sostanza, Cousin è stata veramente una delusione grandissima. Mi aspettavo davvero tanto da questa protagonista, perché era l'unica protagonista in cui una persona ci si potrebbe rivedere in tutto. Invece ha praticamente stravolto le mie aspettative, perché appunto la protagonista non ha un equilibrio mentale tale da trasmettere tranquillità e autostima al lettore. Anzi, questo è un concentrato di bassa autostima. Questa serie è praticamente un concentrato di bassa autostima e del far vedere che una persona con un po' di chili in più sia da demonizzare o da
da mettere in un angolino e quindi da scansare in tutti i modi e da non parlargli o comunque da farle notare che sta sbagliando, quando non è detto che una persona che ha chili in più sta sbagliando. Cioè, tra l'altro c'è anche al limite del bullismo all'interno del posto di lavoro di Tsubomi. Ma quello che mi ha schifato di più è stato Shiro, sinceramente parlando, però questa è solo una mia impressione e un mio parere. Come sempre vi dico che i pareri che io do dei manga, eccetera, delle mie letture sono pareri personalissimi, quindi se a voi è piaciuto Cousin io sono contenta per voi. Assolutamente non ho nessuna riserva in questo, ognuno ha un proprio gusto, ognuno ha una propria mente e quindi ognuno decide per sé. Per quanto mi riguarda, io non lo consiglierei alle persone, soprattutto alle ragazze che si trovano in un momento di fragilità psicologica, perché cadrebbero in un vortice pericoloso, a mio avviso. Cosa che se io leggo la mia prima volta, per esempio, My Lesbian Experience with Loneliness, è praticamente tutto il contrario di quello che ti fa apparire qua. Ed è brutto, veramente brutto per noi donne, ma anche per gli uomini che si trovano a passare determinati periodi. In sostanza, che non ve lo consiglio, ecco, diciamo la verità. L'edizione è veramente molto bella, fatta bene, mi è piaciuto tutto, però proprio la sceneggiatura, la narrazione, la caratterizzazione dei personaggi è talmente scialba e poco utile per il lettore che non ti lascia assolutamente nulla. Quindi, secondo me, non vale la pena l'acquisto. Questo, ho finito il mio parere su Cosi. Non mi dispiace davvero un sacco avere un parere negativo su questa serie, davvero. Non pensavo, non l'avrei mai pensato, ma purtroppo è andata così. Purtroppo è stata una delusione, ma la mia prima delusione del 2019, ma ovviamente può capitare. Vi ricordo che ognuno ha i suoi gusti, quindi se siete di un parere differente, mi raccomando di avere una discussione civile qui sotto nei commenti. Nell'info box vi lascio sempre il link allo shop eBay di Flashbook per vedere i volumi. E in più nell'info box troverete tutti i miei social che mi riguardano, quindi Facebook, Instagram e basta, perché uso solo quei due. Su Facebook mi trovate nella pagina, su Instagram come Afrodite Urania YD. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se come avete trovato Cosin, se lo avete letto, se tutto quello che pensate qui sotto, sempre con educazione. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!